appena entrati qua dentro c'è un profumo di dolci che è fantastico. Il presepino. Ciao a tutti amici e benvenuti o ben ritrovati all'interno di questo nuovo video. Oggi siamo venuti qui a Gardaland per la stagione invernale e possiamo dire che siamo qui per il gran finale del Gardaland Magic Winter, perché le festività natalizie sono già passate, oggi è il 28 dicembre, quindi vedremo assieme con i nostri occhi se anche dopo il Natale il Magic Winter di Gardaland offrirà le stesse cose e ci sarà ovviamente la stessa magia che c'è stata prima del Natale. Lo commenteremo assieme, quindi vi darò anche il mio punto di vista e vi aspetto ovviamente tutti quanti giù nei commenti, quindi fatemi sapere anche la vostra. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace se ancora non l'avete fatto e se volete aiutarmi a far girare i miei contenuti, mi raccomando, condividete questo video. Adesso non ci resta che entrare dentro al parco e andiamo a vedere questo Gardaland Magic Winter. Gardaland Magic Winter! Tutta la città è in festa, così non l'ho più vista mai. Vista forever, nell'immenso, io e te. Vi porterò a Gardaland, it's so Magic Winter, ma scelgo te. Pronto! Manca solo il conto alla rovescia per aprire le porte del regno della fantasia! 3, 2, 1, buon mese! Dopo il welcome, eccoci entrati all'interno del parco e adesso andiamo a vedere questo Magic Winter. Vabbè, l'albero di Natale comunque amici c'è, beh questo perché è ovvio, era scontato. Perché poi stasera qua ovviamente c'è lo spettacolo di chiusura, quindi questo, almeno questo ci deve essere, anche dopo il Natale. Tra l'altro questa poi è la nuova cosa che hanno fatto, perché qui puoi imbucare la tua letterina scrivendo appunto il tuo pensiero felice. E quello che hai scritto potrebbe essere scelto per essere poi inserito all'interno della nuova sigla 2024 del Gardaland Magic Winter. E adesso non ci resta che entrare all'interno del villaggio di Babbo Natale. Andiamo a vedere perché lo trovate anche dopo il Natale. Ah ragazzi, appena entrati qua dentro c'è un profumo di dolci che è fantastico. In particolare perché hanno fatto appunto, come vedete, la fabbrica dei giocattoli e ci sono appunto i prezzemolini, guardate. Cioè, bello, particolare. Sembra che lì dentro alla scatola ci sia tipo il buco nero. Boom! E poi cadono giù. Hanno messo anche tutti i puzzle di Gardaland. Cavoli, alcuni sono anche rari come questo. Mannaggia Gardaland, se me lo dai. Comunque poi appena entrati nella prima fase, dove ci sono gli elfi un po' dispettosi, dovete scrivere la lettera, anzi i vostri bambini scriveranno la lettera da dare poi a Babbo Natale che incontreremo adesso. Babbo
poi ovviamente appena usciti, l'uscita è dove c'è l'Aladino. Quindi possiamo dire che anche dopo il Natale lo trovate, perché ci sarà fino alla fine del Magic Winter, che terminerà il 7 gennaio 2024. Devo dire che comunque come cosa è carina, secondo me hanno messo in piedi un bel villaggetto per questo Gardaland Magic Winter, quindi assolutamente consigliato se avete bambini. Adesso andiamo a fare una novità di questo Gardaland Magic Winter. Qui al cinema 4D viene proiettato appunto il cinema Happy Feet. Ragazzi, noi siamo appena usciti da Happy Feet, quindi l'abbiamo appena visto, ma secondo me siamo tornati letteralmente indietro. Prima con Halloween hanno fatto un salto di qualità quando c'era Happy Family, e adesso siamo tornati sempre lì. Al solito problema del cinema 4D, dove Gardaland ti proietta degli spezzoni di film così a caso. A meno quello di Happy Family, che arrivava da Europa Park, fatto interamente da zero, quello sì che era bello. Quindi io spero vivamente che nel 2024, con la nuova stagione, vedremo in questo cinema 4D un film però fatto interamente da zero, non spezzoni di film tagliati a caso e messi qua giusto per fare qualcosa. Guardate, questo per il Magic Winter non l'hanno praticamente cambiato, perché è rimasto sempre lui, il classico Bosco degli Gnomi. Quindi su quello non hanno fatto proprio nessuna novità. La tematizzazione, cioè, come io capisco, sì, con tutti i danni che c'è, che ha fatto prima la grandine quest'estate, cioè speriamo in bene che venga risistemata, che poi proprio qua adesso è chiuso, magari aprirà dopo, qui dove c'è lo Yulby dei poveri, perché il vero, quello imbattibile, bellissimo a parer mio, si trova proprio a Europa Park. E adesso sono le 12:30, andiamo a vedere il primo spettacolino del Gardaland Magic Winter che fanno qui a Gardaland. Lo fanno proprio qua, come vedete dalle mie spalle, al Teatro della Fantasia, quindi vediamo un po' com'è. Ovviamente non è lo spettacolo principale si chiama Zero, lo vedremo dopo, questo più che altro è dedicato ai bambini. Entrino signori, entrino! Come sempre il Teatro della Fantasia è molto piccolo, quindi si riempie subito, per cui super consiglio, se volete vederlo con i vostri bambini venite un po' prima, perché altrimenti rischiate di stare in piedi. Jingle Magic. Ragazzi, noi siamo appena usciti dal Teatro della Fantasia, lo spettacolo si chiama Jingle Magic, ma per me è stato Jingle Nanna, perché io tra un po' mi stavo veramente addormentando con le musichette che hanno messo. Però devo dire, come spettacolino, ma sì, nulla di che, spettacolo davvero molto elementare, ovviamente dedicato ai bambini più piccoli. Più tardi poi guarderemo in teoria lo spettacolo principale, che dovrebbe essere appunto più bello. Vedremo. Comunque, non so se è la mia impressione, ma quei pupazzi di neve sono un po' inquietanti, però. E la giostra cavalli con la musica di Natale! Gira, 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 gira! E amici, adesso si avvicinano le 13, quindi andiamo a vedere un altro piccolo spettacolino che fanno qua nell'area West, dove ci sono i canti di Natale. Andiamo a vedere. Jingle bell, jingle, jingle, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Like a squeaky violin, in your cares, down the stairs, come to Holiday Inn. Have a holiday.
jolly Christmas and in case you didn't hear. Fantastico! Davvero straordinario! Sì! Un'atmosfera perfetta! A Natale anche nel West, tra mandri e bisonti e veri cowboy. A Natale regaliamo amore, sì, ai nostri amici e a chi ci vuole bene. Amici, lo spettacolino è appena finito, carino, sono rimasto anche sorpreso perché non mi aspettavo insomma di trovare Prezzemolo sul palco. Dura poco, 10 minuti, però se volete diciamo cantare, ecco, i canti tipici delle festività natalizie, quello spettacolino lì è super consigliato, quindi da non perdere. Lo trovate appunto anche dopo il Natale. E adesso direi che si avvicina l'ora di mangiare, è quasi l'una e mezza, ho un certo langurino e andiamo a mangiare proprio qua, come vedete alle mie spalle, all'Aladino. È da un po' che non vado a mangiare qua. Vediamo insomma cosa troverò stavolta e se sarà comunque buono oppure no. Andiamo a vedere. Ah, guardate un po', anche qua per questo Magic Winter ci sono i due piatti tipici per la stagione invernale. Amici, abbiamo preso il nostro piatto qui all'Aladino, diciamo pranzo povero per il Magic Winter. Eccoci qua. Semplici pennette alla bolognese. Facciamo da testa, sentiamo com'è. Devo dire che tutto sommato non sono male, pensavo peggio. Anche sì, la pasta è al dente, quindi è anche ben cotta. Per cui diciamo che se volete mangiare qualcosa di semplice, ve lo consiglio. Amici, noi abbiamo appena finito di mangiare, siamo usciti dall'Aladino. Direi che comunque tutto sommato abbiamo mangiato bene, quindi la pasta alla bolognese non era male. E adesso si avvicinano le 2:30, quindi andiamo al teatro, andiamo a vedere lo spettacolo principale, Zero. Dal teatro, quindi abbiamo appena finito di vedere lo spettacolo Zero, che sarebbe appunto quello principale, ma che dire, per farvela breve, gli artisti sul palco sono 18, quindi inizio bello, finale bello, ma cuore dello spettacolo in sé, il palco è vuoto, cioè sempre vuoto, ma perché? Il musical, ad esempio, quello che abbiamo visto a Aliolandia per il Natale,
quello è davvero un bello spettacolo che hanno fatto, con musiche, insomma, a parte le musiche possono passare in secondo piano, ma il palco in sé era comunque pieno con tutti gli artisti. Cioè, questo durante lo show c'erano 3-4 persone, in alcuni punti, ecco, era anche un po' annoiante. E spero che con la nuova stagione, insomma, 2024, col nuovo show che faranno, stavolta il palco, insomma, sia bello pieno come deve essere per tutto lo spettacolo. Quindi mi raccomando, Gardaland, vanno in scena due show, il primo è alle 2:30, il secondo lo fanno alle 4:30 e lo show dura circa 30 minuti. E durante la stagione invernale, tada, the big news, Jumanji The Labyrinth è chiuso. Ma ovviamente questa non è una grande perdita, quindi anche se è chiuso, pazienza. Anzi, a mio parere fanno anche più bella figura tra un po' a tenerla chiusa, almeno nessuno la vede come novità. Questa in teoria è dove nascerà poi la novità 2024 di Gardaland, perché qua c'era proprio lui, Sequoia, che ormai non c'è più. Qua poi ovviamente vicino a Jumanji c'è proprio la pista di pattinaggio, è immancabile. Skyline che abbiamo preso, Raptor con Oblivion sullo sfondo. Ragazzi, essendoci meno attrazioni aperte, se beccate una giornata abbastanza pienotta come quella che abbiamo beccato noi oggi, le code sono un po' lunghine. Poi bisogna vedere se, come sempre, Gardaland ovviamente tarocca i tempi di attesa per farvi comprare l'Express. Vedete, guardate, per farvi capire, oggi Jumanji ha un bel po' di coda, guardate, tutta fuori. Infine dovete poi sapere che il Gardaland Magic Winter, se state vedendo questo video, terminerà ufficialmente il 7 gennaio 2024, dopodiché Gardaland chiuderà per la breve pausa e inizierà la nuova stagione 2024 il 23 marzo, la data ufficiale che tutti noi stiamo aspettando, il momento in cui ufficialmente si ripartirà. Quindi, se ancora non l'hai fatto, mi raccomando, prendi nota, perché dal 23 marzo inizia la nuova stagione 2024 di Gardaland. Questa per me è l'area tematica più bella di Gardaland, la cura e i dettagli che ci sono qua sono davvero belli. Che bello se tutto il parco fosse fatto con questa cura di quest'area tematica. E dato che siamo comunque vicino ai corsari, perché no? Andiamo a trovare il nostro amico Sergio. Siamo appena scesi dai corsari, come avete visto, e secondo me comunque questa attrazione qua ha del potenziale, ma qui andrebbe rimessa a mano, e anche significatamente, perché qua secondo me bisogna rifarlo, ma rifarlo proprio nel modo giusto, quindi come hanno fatto a Europa Park con Pirati in Batavia, tirare giù tutto e rimetterla su a nuovo. Qua poi io so che apro un dibattito enorme, perché ci sono intanto qua ci sono le canzoncine, quindi speriamo che mi sentite. Apro un dibattito enorme perché tante persone per il 50° anniversario del parco, che sarà appunto nel 2025, si aspettano anche una nuova attrazione, che magari poi arriverà. Però sarebbe anche bello se magari il parco per il 50° rimettesse completamente a nuovi corsari, quindi avremmo i nuovi corsari. Visto che poi ce l'abbiamo inclusa, perché nel vostro biglietto del Gardaland Magic Winter avete incluso sia la Minnie Lego e volendo anche l'acquario. Per cui, dato che è inclusa, andiamo a farci un giro all'interno della Minnie Land. Questa comunque a mio parere è la parte più bella della Minnie Land, dove hanno ricreato Gardaland. Tanto di albero, più colorito questo che quello vero. Jumanji, Oblivion, lì c'è anche la nave dei corsari, Space Vertigo. E qua i due hotel.
che poi qui tutto attorno vi passa il parco acquatico, perché questo poi sarebbe il fiume lento del parco acquatico, ovviamente ormai adesso è chiuso. Se riusciamo quindi st'estate veniamo molto volentieri, perché entriamo all'interno del parco acquatico di Gardaland, il Legora Water Park, sono molto curioso e vediamo com'è. Comunque adesso noi stiamo per uscire dalla Miniland e a mio parere siamo venuti perché appunto è gratuita, perché se si dovrebbe pagare, a mio parere appunto, non vale assolutamente il biglietto. Il presepino, ma guardatelo bene, guardatelo con attenzione. Ma secondo voi, non vi ricorda qualcosa tanto, tanto tempo fa che era qui a Gardaland? Prendiamolo bene da vicino. A me mi sa tanto che sono proprio gli i vecchi, vecchissimi animatronics di Tunga, la mitica Tunga che era qui a Gardaland, che sono stati risistemati, diciamo, tra virgolette, per essere inseriti qua e fare il bel presepino. Ciao ragazzi, è da tantissimo tempo che non salgo più sulla Magic House di Gardaland, ci sono solo 2 minuti, andiamo a farcela. Dai, facciamola, che è da tanto che non la faccio più. Spieghiamo il meccanismo, amici, di questa attrazione, per chi non lo sa. Allora, noi siamo usciti dalla Magic House di Gardaland, quindi spieghiamo il meccanismo per chi non lo sa. Come funziona questa attrazione? È molto semplice, perché dove siete seduti voi ondeggiate, quindi fate solamente così. È quello attorno a voi che gira, quindi quello attorno a voi gira. Voi fate semplicemente così e quindi vi sembra che effettivamente state facendo il giro completo, ma è tutta un'illusione. Cala la sera e iniziano ad accendersi le prime luci. Se ve lo state chiedendo, amici, l'orario di Gardaland che fa durante il Magic Winter è aperto dalle 10.30, quindi il parco apre mezz'ora dopo il normale orario di apertura e chiude alle 18. Il biglietto di entrata regolare alla cassa costa 35,90, online lo pagherete qualcosina in meno, tipo 29,90 se non sbaglio, mentre mette 25,90 è ridotto fino ai 10 anni, sotto i 100 cm si entra gratis. Se poi decidete di abbonarvi al parco, quindi avete anche l'abbonamento Platinum, è incluso anche il Magic Winter, quindi non fate come sempre che di solito si paga quel piccolo upgrade in più per aggiungere poi la stagione natalizia. Col Platinum, se lo fate, avete già inclusa questa stagione. Comunque ci sono alcuni punti del parco, a parer mio, che sono proprio buio totale. Guardate, vi metto la modalità notte, quindi come se voi siete qui con me. Guardate l'illuminazione del parco, tutto buio. Adesso andiamo verso la piazza Jumanji perché sta per iniziare lo spettacolo di chiusura. Ciao, benvenuti! Welcome to Gardaland Magic Winter! Siete pronti? C'è voglia di festa! Ma cosa stai cercando con quel cannocchiale? La stella cometa? No, sto cercando Babbo Natale. Babbo Natale, dove sei? Con la tua slitta e le tue renne. Babbo Natale, dove sei? 3, 2, 1, è ancora Natale! Scintillanti, che splendore! Mi sembra di vedere una scia luminosa. Eccolo, è proprio lui. Ci siamo, sta arrivando Babbo Natale. You better watch out, you better not cry, you better not bow, I'm telling you why. Santa Claus is coming. Yeah!
Oh, 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 oh. Ciao amici, che bello trovarvi qui riuniti. Babbo Natale, è stato un piacere. Auguri di buone feste a tutti voi. Oh, oh, oh. Arrivederci. Ciao. Spettacolo finale terminato, che dire, beh, questo comunque è stato carino, davvero magico, ben fatto, per cui non perdetelo quando venite qua, mi raccomando, ricordatevi, alle 6 in chiusura parco in piazza Jumanji. E amici, anche per oggi siamo arrivati alla fine di questo video, la nostra giornata al Gardaland Magic Winter termina qui, e che dire quindi? Beh, abbiamo visto che se si viene anche dopo il Natale, il Magic Winter di Gardaland resta sempre nel suo pieno potenziale, perché ci sono le stesse cose che c'erano prima del 25 dicembre. Per il resto poi evento carino, sì, però secondo me si poteva fare molto molto meglio, perché lo spettacolo principale zero, come ho detto prima, ha sempre quella sofferenza, quindi che il palco resta vuoto, è solo bello all'inizio e alla fine, ma nel cuore principale dello show bisogna mettere più attori, bisogna riempirlo. Le tematizzazioni sì ci sono, però sono concentrate più che altro all'entrata nella Main Street, poi all'interno del parco insomma ce ne sono, ma sono un po' pochine, perché io avrei aggiunto senz'altro anche qualche albero illuminato con delle palline, insomma avrei aggiunto più tematica, perché manca, quando poi ti addentri all'interno del parco alcune zone sono un po' più cariche, altre zone sì ce n'è, però ce n'è poca, ecco, andrebbe un po' più tematizzato. Però comunque sia, per il resto sappiate che se non riuscite a venire prima del Natale, volete venire comunque dopo, troverete le stesse cose, perché c'è tutto. Per il resto io vi ringrazio per essere stati in compagnia con Parworld, per essere arrivati fino alla fine di questo video, e prima di salutarci vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e mettere un bel mi piace se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Auguri di buone feste a tutti voi! Oh, oh, oh.